Ci è sembrato perfetto per quelle che erano le esigenze del nostro Ateneo per un campus universitario e in particolare per la sede di scienze motorie, del Dipartimento di Scienze Motorie, perché è adiacente al CUS. Riteniamo di poter con il nostro intervento dare un contributo alla riqualificazione dell'area. Tutti i progetti che sono ormai presentati nella fase definitiva prevedono una grande attenzione a quello che è la problematica della transizione ecologica. Sono quasi tutti edifici a energia zero. Per noi è un'importante occasione di rilancio e di valorizzazione di un sito demaniale che è stato per l'occasione dismesso, anche perché aveva perso gli utilizzi istituzionali governativi dell'esercito, e contestualmente, senza perdere ulteriore tempo, è stato destinato con volontà coesa di tutte le parti istituzionali coinvolte, la soprintendenza che ha fatto la verifica interesse culturale, l'esercito stesso che ha sentito la dismissione in tempo brevissimo, per fare questo progetto di valorizzazione che attrarrà grandi risorse pubbliche. L'area dell'ex arsenale di Via Campegna diventerà un campus universitario per la sede del Dipartimento di Scienze Motorie dell'Università Partenope. L'accordo con l'Agenzia del Demanio prevede la locazione dell'area a titolo gratuito ed è stato presentato oggi nell'Aula Magna dell'Università, nella sede di Via Acton. Il progetto fa parte della strategia di rilancio e di riqualificazione dell'intera area di Bagnoli. L'intervento complementare al grande investimento che noi stiamo facendo nell'area di Via Campegna per la stazione di test della linea 6, quindi è per il deposito della linea 6, da cui poi ripartiranno anche le linee che andranno a Bagnoli e a Posillipo, quindi il completamento di un recupero di una parte importante della città con un intervento infrastrutturale molto significativo e la realizzazione poi di una nuova facoltà universitaria da parte della Partenope, che rende il polo della zona ovest, quindi tra Fuorigrotta, Monte Sant'Angelo e adesso il polo di Via Campegna, una delle grandi realtà universitarie della nostra città. Quindi un intervento molto importante, noi ci abbiamo lavorato molto come comune, perché chiaramente c'è un tema di variante urbanistica, quindi di compatibilità poi con la nostra infrastruttura ferroviaria, che trasforma un pezzo di Napoli, proprio di quella, insomma, modernizzazione, di quella partenza sulla innovazione, sulla cultura che noi vogliamo, e questo è veramente una cosa molto importante che abbiamo concretizzato in pochissimo tempo.